La società foggiana e la quarta mafia è il titolo del libro scritto dal giornalista foggiano Luca Pernice, da anni firma della cronaca di Capitanata, presentato a Palazzo Dogana sabato pomeriggio durante un affollato incontro che ha riscosso notevole successo di pubblico. Emerge la storia delle mafie del nostro territorio, delle mafie pericolose, delle mafie violente e delle mafie che negli ultimi anni forse sono state anche, diciamo, sottovalutate dal governo centrale e non dalla magistratura, dalle forze dell'ordine locali. Negli ultimi anni le cose sono cambiate, c'è maggiore consapevolezza e soprattutto c'è un impegno della squadra Stato a cui sta iniziando anche un impegno della società civile. Un libro fruibile, un libro, diciamo, scritto giornalisticamente, quindi che può essere letto anche da ragazzo per capire cosa è accaduto e cosa avviene tuttora nel nostro territorio. Presente anche il procuratore capo della Repubblica Ludovico Vaccaro, che ha ribadito con forza la necessità di un contrasto alla criminalità organizzata mafiosa che soffoca la provincia e non ne permette lo sviluppo, una necessità che passa attraverso la piena consapevolezza del fenomeno. Presenti anche Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera, e Federica Bianchi, referente dell'associazione. Io vorrei far passare ancora una volta il messaggio che è giusto parlare della presenza mafiosa, che è giusto parlarne nel migliore dei modi, quindi in maniera consapevole, in maniera informata, partendo dalle fonti giuste, e questo libro ne è appunto un esempio importante. Io ritengo che ci sia anche un passo in più da fare in questa comunità, che è quello di riconoscere finalmente che la presenza mafiosa incide realmente sulla nostra vita, che riesce a modificare purtroppo il sistema economico di questa città e la struttura sociale.